Certo che anche i fiori hanno una faccia. Guarda queste viole del pensiero. Non ti sembrano buffe? Appena ho finito di farti il ritratto, le voglio dipingere. Voglio trasformare quel giallo in un velluto. E poi ci faccio due grandi macchie. Come due occhi dilatati, una macchia più sotto. Aperta. Si devono sentire come delle foci che vengono fuori dal colore e si devono intravedere dei volti un po' sfumati. Con stupore, capisci? Come di qualcosa che nasce all'improvviso, qualcosa di non ancora bene definito. Buffe e dolorose, come tutte le cose della vita. Guarda che dipingere una giovane ragazzina, un uomo, un fiore, è più o meno la stessa cosa. È poi sempre il riflesso di qualcosa che non sappiamo spiegare bene. Qualcosa di ben strano. E dipingere un ritratto non ti fa desiderare più niente. Ti dà gioie sottili, ma complete. Ma è difficile e a volte terribilmente noioso. Non andare a dire a casa a tuo padre le mie parole. Però è così. Sai quante volte mi chiedono: le piacerebbe farmi il ritratto? Io penso: ma perché dovrei desiderare fare il ritratto a questo peperone qui che non ho mai visto? Anche le signore che si fanno ritrarre così care e vaporose. Appena posano diventano opache. Allora metto in mano loro un libro, uno dei miei prediletti, e lo apro sulla pagina dove c'è un motto di Rodin. Il modello è il più grande nemico dell'arte. Per fortuna non lo leggono. Le signore che si fanno fare i ritratti non leggono quasi mai niente. Attendono i loro amici, ai quali danno appuntamento qui nel mio studio, che saranno i giudici della somiglianza. Ferma! No. È caldo? Ferma. Questi posso buttarli? No, e poi no. Scusa, io adoro quella decomposizione. Lugubre, ma è
qualcosa di sognato, di vitale. Come quei fiorellini nelle corone funerarie in campagna si usano tanto. Sono così ingenui, così infantili, zuccherosi e un po' sofferenti. Quando ero piccola, quei fiori lì di cera mi esaltavano. Chissà perché. Te l'ho raccontato tante volte. Quando dipingo un mazzo di fiori, questi sfioriscono. E io sono presa come dalla frenesia di quella bellezza che si perde così, dalla luce alla tristezza. Basta. La zia Cocò è stanca. E poi non c'è neanche più la luce giusta. Ci vediamo domani. Saluta i tuoi. Porto anche a Gesù e domani non piove più. Fammi vedere. Ma cosa mi viene in mente a me di parlare di morte a una ragazza che non ha ancora 20 anni? Santo caso, aiutami tu. Mamma mia, che tempo matto! Ma piove con il sole! Ieri lei mi ha detto una cosa. Che dipingere è guardare e vedere con intelligenza. Si dipinge con la testa e nella testa. Io ci pensavo questa mattina. Ma lo sai che a me sembra proprio di vedere dei volti nei suoi quadri con i fiori? Davvero, signora, ha proprio ragione. Anche i fiori hanno una faccia. Ma allora io mi chiedo, ma perché si chiamano nature morte? Oste, ma lo sai che hai ragione, non ci avevo mai pensato. E sì che tanti fiori, gli alberi stessi, sono molto più vivi di tanti uomini. Chissà, forse perché sono fermi immobili o perché si dipingono in un attimo. Perché hanno tanti colori. Sì, ecco, perché hanno tanti colori. Però adesso non mi fare chiacchierare, mi devo rilassare, devo pulire il mio studio. No, anzi, lo pulisci tu e io sistemo i telai. Non sai quanto fa bene fare un po' di rumore, segare, martellare. Tonnatelline. Ci prepareresti una bella cenetta, ne? Thank you.
ottenere quel contrasto lì, io userei questa tonalità di rosa. Giacomo, ancora vieni qui a darmi consigli, Sono stato o no il tuo maestro? Poi sai bene che i miei consigli hanno avuto valore per pochi attimi. E poi hai cercato la tua strada, forse è stato meglio così. No, sai benissimo che a parte il nostro primo incontro sullo scalone d'ingresso dell'Accademia, poi il nostro rapporto è sempre stato un rapporto di stima, di amicizia. Come di una figlia con suo padre. Un padre amato. Lui era il mio maestro all'Accademia Albertina. Ho cercato di difenderti in un mondo di uomini. Ho cercato di difendere la tua pittura, le tue capacità. Cara Anna, ti racconterò del nostro primo incontro. Io avevo da poco terminato la scuola, gli studi, e volevo iscrivermi all'Accademia. Avevo più o meno la tua età. E mi piaceva. Mamma mia, quanto tempo è passato. Eravamo ancora alla fine del secolo scorso. Beh, insomma, mi piaceva dipingere e ne avevo già fatti diversi di disegni. Allora, prendo una cartelletta e vado a iscrivermi all'Accademia. Ciao Giacomo, facciamo vedere ad Anna il nostro primo incontro. Professore, io vorrei iscrivermi al suo corso. Che cosa vuole fare lei qui? Una donna deve stare a casa a fare la calza. Accidenti. Ma lei ha la mano di un uomo. Va bene. Avendo l'accetto nel mio corso, ma stia attenta. Lei dovrà lavorare il doppio dei suoi colleghi maschi. Hai capito, Anna? Ammessa perché disegnavo come un uomo, che avrei voluto dirtene quel giorno. Ma non te lo dirò neppure adesso. In fondo avevo vinto la mia piccola battaglia. E sapevo che a poco, anche tu avresti cambiato la tua opinione. Sai bene che ti ho sempre difeso e che ti portavo ad esempio verso tutti, esaltando il tuo talento. Io penso che buona parte del tuo successo sia merito mio. Beh, non come bravura, quella no, ovviamente era tutta tua. Ma intendo come promozione delle tue capacità. È vero. Torino negli anni della Belle Époque era diversa. Dopo il nostro primo incontro sono passati tanti anni, tante mostre, tante affermazioni, tanti incontri nei circoli, quasi ogni sera. E lì potevi incontrare artisti di ogni tipo, scrittori, poeti, musicisti, pittori, Felice Carena, Guido Gozzano, Domenico Buratti. Ti ricordi gli incontri sulla terrazza di Reviglione? Come no. E quelli al Circolo degli Artisti. Ha 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 ha!
Dai, Evangelina, leggila. Guido Gozzano. L'oreto impagliato e il busto d'Alfieri di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto. Il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro. Un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, gli oggetti col monito salve, ricordo le noci di cocco. Venezia ritratta a mosaici, gli acquerelli un po' scialbi, le stampe, i cofani, gli albi, dipinti da anemoni arcaici, le tele di Massimo D'Azeglio, le miniature, i daguerrotipi, figure sognanti in perplessità. Il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone e milla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto. Il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a damasco chermisi. Rinasco, rinasco del 1850. Può una donna vivere come un uomo, da artista? Abbandonare tutte le sue occupazioni di donna e talora di madre per gettarsi senza rimpianti nella voragine dell'arte e vivere la vita quotidianamente preoccupata d'arte fra artisti. Ma una vita certo specialissima, diversissima da quella che la donna conduce nell'intimità serena del focolare. Una vita talora brutalmente fervida e sofferente. Può? La mia vita l'hai conosciuta. Sai tutto di me, delle mie tragedie e dei miei successi. Ho sempre tenuto alla mia libertà, Giacomo. Essere donna pienamente e alla mia libertà. Ho sempre deciso tutto da sola. Da sola ho fatto un figlio. Da sola ho pianto i miei morti, ma senza rimpianti. Essere liberi forse significa non avere rimpianti. Quasi. Ti ho sempre chiamato Papà Grosso, ti ricordi? Adesso capisco perché. Beh, c'è stato un periodo al termine dell'accademia in cui non mi volevi poi molto bene, eh? Ma sarà stato forse perché avevi trovato il tuo amore, volevi chiudere col passato. Ma dai, solo perché avevi letto quella lettera che avevo inviato ad Anacleto. Ho lavato i miei arnesi da lavoro di tutte le sozzure dell'accademia, pennelli e tavolozze. Completamente raschiati, e tento pure di raschiare il mio cervellino dallo strato adiposo di quegli insegnamenti, scusami, soltanto dimenticandoci completamente di ciò che fu e ricominciando con religiosa castità intellettuale si potrà andare avanti. Ecco, quelli che si perdono sono coloro che non sanno e non suppongono di dover ricominciare. Io, nata alla più grande libertà, rimarrò forse travolta dal mio stesso desiderio e tutti si troveranno in dovere di scagliarmi dietro, non addosso, la loro bava. Ma certo le donne che verranno conquisteranno a poco i loro diritti, non di femmine mascolinizzate, ma di libere e coscienti pensatrici. E allora le donne come me saranno comuni, forse, eccetera, eccetera. Beh, tieni buono il discorso sulla libertà e quello sulle donne. Dai, il resto era frutto del momento, avevo 25 anni. Evangelina, non esiste l'arte femminile. No, come non esiste quella maschile, quella giovanile. L'arte è arte, non ha né sesso né prerogative. Deve avere una sola qualità, la libertà. È per questo che ti ho sempre apprezzata. Lo sai che ti avevo fatto proprio un bel ritratto?
parecchio di te in questo sguardo. Zia, mi racconti ancora la storia dell'ambasciatore? Non era un ambasciatore, ma il capo del governo francese. Georges Clemenceau, detto il tigre. L'avevo conosciuto nello studio del pittore Boldini a Parigi. Sei stata a Parigi? Sì, da Boldini all'inizio del secolo, ma adesso ferma, stai zitta e non mi interrompere. Ferma. Che periodo quello. Nello studio del pittore Boldini ci passavano tutte le dame della città, era famosissimo per quei suoi grandi ritratti, ne aveva fatto uno a Degas e un altro a Giuseppe Verdi. Georges Clemenceau. Ah sì, beh, l'avevo conosciuto proprio lì a Parigi, appunto, nel suo studio, e mi diceva poi che gli piacevano i miei quadri e che quando fosse venuto in Italia sarebbe venuto volentieri a visitare il mio atelier. Un giorno suonano alla porta e mi appare il suo segretario e mi dicono che sono qui a Torino in una visita di Stato e che lo statista sarebbe venuto nel primo pomeriggio. Cioè, a me mi pareva una prepotenza, cioè un'imposizione, capisci? Una cosa decisa da altri, decideva lui. Dica allo statista che a quell'ora io lavoro, perché la luce è buona nel mio studio e non la posso perdere. Se vuole, può venire alle 17. E così fece. La tua zia è sempre stata una donna libera, sai? Guarda, ti racconto questa storia che non la sa nessuno. Allora, la madre della signora Evangelina era della famiglia dei Conti Ascheri di Ancona. Oddio, queste cose sui nobili non le sopporto. C'è solo una nobiltà qui e la porta dentro anche la persona più umile. Ricordatelo. Ferma. Giusto. Comunque, una delle sorelle della... Tra poco vien giù. Comunque, una delle sorelle di sua madre, una frequentatrice dei salotti mondani della città,
Per dirti, lei era spesso invitata a fare da madrina al varo delle navi del porto di Genova. Insomma, questa sua zia era stata consigliata da sua madre di venire a passare un periodo di tempo qui, perché il suo atelier era un'oasi di pace. Il posto giusto nel momento giusto. Ecco, la zia Evangelina l'accolse veramente con molto, molto calore. L'idillio non durò che pochi giorni, però, perché quando la contessa iniziò a raccontare dei balli di corte, dei nobili suoi amici, la signora Evangelina fece una scenata, ma una scenata che la contessa svenne, è caduta. Guarda che mi ci vollero i sali per farla rivenire. Tutte scemenze, vapori di vapore. Vabbè, dai, torna a casa, che se no ti becchi l'acqua. Ferma lì che ti faccio una foto, così non stai a venire tutti i giorni. Fermo. Sei tesserito? E vabbè. Chi è rimasto? Sono tutti usciti di scena. Per primo mio padre. E trovarlo impiccato nella stanza da letto non è stata una bella cosa. Quando hai 4 anni, cosa capisci della morte? Lo capisci dopo. Capisci dopo quello che ti manca, quello da cui ti sei separata. Quando ti muore un figlio. No, una madre non dovrebbe mai vivere più a lungo di un figlio. Ho perso mio figlio. Un figlio che avevo voluto, amato più di ogni altra cosa. Si dice sopravvivere. Ma vivere sopra cosa? Una disgrazia in montagna. Lui che amava la montagna. Gabriele ha fatto delle grandi imprese in montagna. Ancora oggi ci sono rifugi intitolati a lui. Ed era un ottimo concertista. Un'altra separazione ancora. Con quel bambinetto piccolo di 1 anno ad aspettarlo. Ti butti sull'amore per questo nipotino. Ma non è la stessa cosa. Chi è rimasto? Anche il mio uomo se n'è andato con un'altra donna. Strano destino, con una mia allieva, tanto per rimanere in tema di pittura. Sei rimasta sola. La nostra storia era già finita da tempo, lo sai. La nostra storia è stata una storia di lettere. Ah, non nei primi anni. Allora ci volevamo davvero bene. Sì. Un amore improvviso. Ci siamo trovati subito sui banchi dell'Accademia. Poco più che 20 anni. Che tenerezza. Era il mio Beethoven, con quei boccoli. Mi piaceva baciarti per ore e farti quelle carezze che ti facevano arrossire così tanto. Ma come? Con quell'aria da bohemien francese. A chi era venuta l'idea di farti il ritratto nuda?
Forse a te. Cleto, com'era bello stare insieme, abbracciati per ore. Mi sentivo appagata vicino a te. Sotto quel soffitto a cassettoni dorati potevo conquistare il mondo. Mi sentivo forte. Tanto forte da lasciare Torino, far nascere nostro figlio Gabriele, lontano da quell'ambiente, dalle male lingue. Con la forza di starmene sola, affamata, per quasi 9 mesi nelle valli. E coccolarmelo in pace una volta nato. Sola. Forse è stato lì che ci siamo lasciati. Quando verrai ti chiuderò la porta sul muso e ancora la finestra. Potevi anche degnarti di avvertirmi che non venivi senza farmi perdere 2 giornate ad aspettarti. Non ti crederò mai più. Siamo dunque intesi. Io ti aspetto ancora una volta e se non vieni, a mai più. Io e Gabriele abbiamo bisogno di te. Pure lui è arrabbiatissimo. Dimmi che noi passeggeremo un giorno in automobile. Io, te, Gabriele, una bella balia per la nuova sorellina. Non mi vorrei mica dire che lo vuoi lasciare da solo. Si chiamerà Ludovica. L'automobile sarà della Fiat. Lo chauffeur un portiere anglosassone. E nella cassetta dell'automobile ci sarà la scatola dei colori per te affinché tu non perda mai il tuo tempo. Un Pinocchio per Gabriele, i giocattoli per la piccina e per me un pollo arrosto, un gelato, una bottiglia di vino dolce come il miele e tante pesche. Che fame! Non capivo cosa stava accadendo. Un conto sono i sogni d'arte, un conto è il resto. Mi sono sempre perso nelle inezie della vita. Un figlio non fa parte delle inezie della vita. Soprattutto se lo si perde per sempre a 30 anni. Non mi hai messo nel quadro. Non mi hai mai perdonato. Ma figurati. Ho continuato la mia vita, siamo rimasti amici. Abbiamo anche cercato di aiutarci. Poi scusa, ti ricordi? Dicevamo di essere liberi, che un artista non deve avere costrizioni, il matrimonio non faceva per noi. Qualunque legame avessi contratto, avrei sempre ribadito il mio diritto alla più completa libertà intellettuale. E tu avevi le mie stesse tendenze. Poi scusa, io dipingevo di giorno, tu di notte, era destino che non ci saremmo mai visti. Il matrimonio è qualcosa che può mettere la parola fine alla libertà personale e intellettuale di un individuo. Uno stupido meccanismo senza amore.
Ma noi ci siamo amati. Nostro nipote Lorenzo sta diventando grande. E vedo che anche Anna si sta facendo una gran bella ragazza. Sei felice adesso? Noi siamo dei privilegiati, lo sai, vero Anacleto? La vita ci ha tolto tanto, ma ci ha dato parecchio. Sono felice, ma che ne so? Si sono tutti dimenticati che faccio ritratti e quindi disegno fiori. I fiori ti sorridono e ti consolano gratis. Sai, l'altro giorno ho messo in fila gli avvenimenti della mia vita e ho cercato di immaginare cosa sarebbe successo se fossero andati diversamente. Ma alla fine ho concluso che hanno seguito un filo conduttore che mi ha condotta ora qui a dipingere ancora, alla mia età. Forse anche merito di questa struttura. Bah! Questa ranocchia mi ha tenuto lontana dalle voglie dalle quali non si può riemergere. Di acciacchi ne ho, qua e là, dai piedi su su fino al cuore che ogni tanto papom, papom, si fa sentire come una campana lontana. Ma in fondo non mi dispiace di aver vissuto con gli occhi aperti sul mondo. Me lo sono goduto per l'eternità. Siamo prossimi alla fine, Cleto. Mi piacerebbe scoprirne una valida. Lo sai che ogni mattina vengo qui con la lente di ingrandimento a spiare questa piantina, vedi che è un po' in agonia, che sto cercando di salvare per vedere se le foglie si riprendono, crescono. Sarà un segno di rimbambimento. Speriamo. Tutte le volte che incontro Anacleto, sempre, ostinatamente sempre, il ricordo va a Gabriele, nostro figlio, e a quel giorno di 15 anni fa, guardando verso la montagna felice. Poi la sensazione della tragedia, i massi che rotolano giù, la morte che ti arriva addosso, non ti lascia più. Riportato la lettera che le avevo scritto. Mi ha detto di tenerla fra le cose più care. Forse mio figlio è stato un fortunato. A lui verrà risparmiata la suprema tristezza della vita, la trepidazione continua, l'angoscia di essere vivi in un mondo materiato di sciagure. Forse correre quei pericoli per lui era già un distacco. Un espresso desiderio di morire. Il suo ultimo viso che era come la pietra tombale di un guerriero antico mi ha trascinata su quasi fino a lui, in un punto in cui la vita e la morte non sono più nulla e c'è la pace.
sono in pace e aspetto di varcare quella soglia che lui ha già varcato. Come vedi, la natura feroce e implacabile provvede a placare il dolore di quelli che rimangono, e persino il mio, il nostro di madre. E poi c'è quel meraviglioso bambino che sorride ineffabilmente alla vita, e la sua povera mamma. Come tutto ciò è orrendo. Che Dio ti salvi e ti protegga. Gli uomini hanno inventato Dio e il destino per poterlo invocare nella disperazione, perché tutto scompare prima o dopo. Che bolla di sapone. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Un'altra guerra. Altri ragazzi che moriranno. E bambini, donne, vecchi. Non ci posso pensare ad altri ragazzi che muoiono. Mi rende un dolore fortissimo al petto, una rabbia dentro che non posso controllare. Ah, come sono impotente davanti a queste cose. Sono soddisfatta, guarda un po'. È bellissimo, zia Cocò. Basta. Ti porto a festeggiare, andiamo a pranzo al cambio. Ci portiamo anche la Rosina. Diciamo a Donatella di non preparare e scappiamo via. Donatella! La bocca è stata difficile, però... ora mi piace. Andiamo di sotto a cambiarci. Eccoti. Ascolta, porto la Nina a pranzo al cambio. Tu non stare a preparare per noi. Fai per te e per l'ingegnere, quel pover'uomo.
Dovrà pur mangiare qualcosa. Va bene. Io però non ho tanta fame, preferisco leggere un libro. Leggiti quello di Grazia Deledda. Guarda, secondo piano, terzo a destra non a sinistra. Quello lì. Brava. Me l'ha dato lei quando era a Roma. Una vita anche quella. Andiamo. Spero che sia meno difficile dell'ultimo, perché quello proprio non l'ho capito. Non mi dire. All'amica Evangelina Alciati? Anima forte. Grazie a lei da Roma 1913. Ciao Coccola, ci vediamo oggi pomeriggio. Ricordati che stasera c'è il concerto al Carignano. Occorrerà cenare per tempo, né? La domenica del Corriere. Ma sai che il temporale di ieri ha fatto un vero disastro? Addirittura ha spezzato l'aguglia della mole. Meno male non ci sono stati dei feriti. Ah, questo è bello! Mi è piaciuto proprio. Una bella storia. Io mi chiedevo, ma le mille e una notte non si possono leggere? Quei libri lì hanno una storia particolare. Quando ero nelle Langhe durante la guerra, avevo ospitato una ragazza ebrea per nasconderla. Finché un giorno mi ha consegnato quei libri e mi ha detto: devo partire. Sono preziosissimi, conservali tu. Li prenderò al mio ritorno. Non l'ho più vista. Ah, signora, non gliel'ho detto. L'ingegnere giù oggi non sta per niente bene. Respira male. Certo che sua mamma le ha fatto proprio un bel regalo lasciandole il patrigno da curare. Allora il tuo fidanzato? Glielo dico. Abbiamo deciso di sposarci. Però non l'abbiamo ancora detto ai nostri genitori. Beh, mi sembra un bravo ragazzo, almeno a quanto ho capito. Io gli voglio molto bene. Stai attenta agli uomini. Anche loro dicono di volerci bene. Poi, se guardo la mia vita... Santo caso! Sempre a guardare al passato, basta! Vabbè, dai, ci penso su stanotte e poi domani ti do un consiglio migliore. Va, va. Ehi, Nani. Auguri. Grazie. E si je t'aime, si je t'aime. Et si je t'aime, tu regardes, toi. Tiram-pam-pam, tiram-pam-pam, tiram-pam, tiro-tiro, pop-pam. Adesso ti sei messa a farle da madre? Mamma. I tuoi quadri continuano a piacermi, devo ammetterlo, sei veramente brava. Ho sempre creduto in te. Forse non siamo mai state troppo vicine, voglio dire fisicamente, ma ci siamo capite. E accettate con i nostri pregi, i nostri difetti. Mamma,
Come va? A parte gli acciacchi dell'età, direi bene. Continuo a dipingere, questo mi fa stare viva, attiva. Sai, l'altro giorno pensavo che, nonostante tutto, io sono una persona privilegiata, che alle volte fa quello che le piace. Ti ricordi te, quando era morto il papà, che hai deciso di affittare le stanze della casa per racimolare un po' di soldi per mandare avanti la famiglia? Beh, a me piaceva spiare in silenzio, di nascosto, dietro le porte, tutti quei signori che andavano, venivano, qualcuno simpatico, qualcun altro un po' meno. E volevo indovinare cosa pensavano, cosa facevano, dove andavano. Mi ero messa in testa di poter raccontare a una persona, guardandole gli occhi e osservando i tratti del viso, le espressioni. Finché a 14 anni ho cominciato a farne degli schizzi. Qualcuno l'ho portato anche a grosso quando sono andata a iscrivermi all'accademia. Tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te. Il papà. Non ho nessun ricordo. Quella scena ha cancellato tutte le altre. Dio solo sa se non mi torna in sogno la notte ancora oggi. Evangelina, lo so, i sensi di colpa per quello che è accaduto non sono mai passati. Come può accadere che una figlia di 4 anni tocchi con mano la morte? Ho sempre pensato che sarebbe stata una condanna per me, per te, così è stato. Ognuna di noi ha lottato per tutta la vita, io cercando di starti vicina in silenzio e tu mettendo la vita nei tuoi quadri e in un figlio che mi hai tenuto nascosto. Ti ricordi quando te ne sei andata da Torino? Per metterlo al mondo, sola e con la volontà davvero di continuare la vita. E poi, quando me lo hai confidato, mi sono messa a piangere. Ero orgogliosa di te, orgogliosa di aver messo al mondo una figlia forte, forte e libera. E così ti ho aiutato a farlo diventare grande, mentre tu eri impegnata a dipingere, a diventare famosa. Oh, Gabriele, ti ha sempre voluto bene. E come ti aspettava con gioia. Mi sembra che ora ci stia guardando con allegria, la stessa di quando raggiungeva le vette delle montagne. Credi che questo sia un lieto fine? Oh, non lo so se è un lieto fine, non so nemmeno se è la fine della storia. Non ho molte certezze. No, no, se non di pensare che ora qui sto bene. Mi sarebbe sempre piaciuto credere in qualcosa. Quando ero giovane era il periodo degli scritti spirituali, tutta Torino era invasa dalle teorie spiritualiste. Solo che poi cresci, ti accorgi che, insomma, non funzionano questo granché. Mi ci sono messa d'impegno, ho anche studiato le dottrine zen. Ci sono pratiche interessantissime per la concentrazione. Ora poi che sono così sola, vorrei credere in Dio. Calmarmi con una preghiera. Gran medicina deve essere una preghiera, se non ci fosse ancora la inventerei io. Ma sono priva di ogni senso religioso. Vorrei credere in qualcosa, ma che cosa? Tutta la mia conoscenza non mi è servita altro che a distinguere fra bene e benessere. Sei stata coerente con la vita, Evangelina? Più che coerente, io direi sincera. Sì, ecco, sincera. E libera. Mi sono caricata la vita sulle spalle, ho voluto viverla con tutti, senza paura. Sì, ecco, sincera mi piace. Un'artista sincera. Ho visto che stai finendo un tuo autoritratto allo specchio. Mi raccomando, dipingilo sorridente. È giusto così?
l'ultima cosa che, esatto, a me piace il teatro, lo sapete, che ho voluto svelare il gioco, no? Di solito ci riprendiamo tutti allo specchio, ma non si vede. E poi fino qui invece io ho voluto far vedere lo specchio e poi giù, fino alle ciabatte. Bene, basta. Adesso tornatevene in accademia, sono stanca. Buona giornata. Buona giornata. Salutate il direttore. Sono stanca, pantalone. Pisciga, moliga, la raga, la riga, rigin, rigon, castagne, bonbon! Thank you.